accesso al... Sono sempre più numerose le persone raggirate in casa da falsi inviati di enti, parrocchie e associazioni religiose, da fantomatici incaricati del comune, dell'INPS, della banca, a chimerici operai del gas, della luce, del telefono. Due giorni fa sono arrivati persino a fingersi poliziotti. È una vera e propria piaga che aggrava la solitudine e il disagio di chi deve già confrontarsi ogni giorno con una società che tende sempre più a respingere i deboli. Forza Debbie, finisci il caffè e in gamma come al solito. Beh, Debbie, che c'è? Qualcosa che non va? Ho paura. Paura, Debbie? Paura di cosa? Non lo so. Ma non voglio più farlo. Debbie, vuoi farmi incazzare? Cos'è favorità? Daniele, abbiamo già messo da parte dei soldi, possiamo ritirarci, andiamo in campagna, apriamo un agriturismo, che ne dici? Dico che è una bella trovata questa. Questa è veramente una bella trovata, è metterci a lavorare come le persone per bene. Finire come mio padre. Ma questa è una bella trovata, Debbie. Spaccarmi la schiena per 40 anni e non avere in mano nulla? È morto dopo neanche un mese della pensione, Debbie. Noi vogliamo finire così. Debbie, e poi io non sopporto farmi urlare dietro dalle persone come quando eravamo al supermercato. Lasciami! Lasciami! Basta! Lo smetto! Non voglio più farlo, basta! E poi quei poveri vecchi, basta! Ecco, E quei poveri vecchi, quelle povere anime. Più si invecchia e più si diventa stronzi. Sono tutti stronzi, Deborah. Ti ricordi, Debbie, quando lavoravamo al supermercato? Te lo ricordi, Debbie? Sì. Quando eri dietro la cassa, ma ricordi la cassa, Debbie? Come erano educati con te, come erano gentili con te. Passavano davanti alle file anche quando non avevano un cazzo da fare. E con quale arroganza, Debbie? Con quale presunzione? Te lo ricordi? Te lo ricordi, Debbie? Perché io me lo ricordo bene. Debbie, è fisiologico. Più si invecchia, più si diventa stronzi, Debbie. Debbie, se lo meritano. Facciamolo un'ultima volta. Poi cambiamo città, ok? Va bene? Ve lo giuri. Promesso, Debbie. Tanto che ci siamo, rinfreschiamoci un attimo le idee. La parola d'ordine per la fuga rimane sempre furgone, eh? Andiamo. E poi... La portata. Ma perché? Non si sa mai, Debbie. Andiamo. Servizio espresso. Grazie. Non bevi amaro? Posso prendere io la tua bustina o... Certo. Grazie.
Quant'è che lavori qui? Sono 2 anni. 2 anni? Perché? In 2 anni non ti sei ancora accorta che lo prendo amaro? No. Tra le tante cose non ci ho fatto caso. Non è che osservo come tutti prendono il caffè. Oh, tutti? E io adesso sarei tutti, quindi, eh? Vedi, Flavia, tu, che per me non sei tutti, il caffè lo prendi zuccherato, anzi, zuccheratissimo. E se ci fossero ancora le vecchie zuccheriere, verseresti zucchero fino a far rimanere il cucchiaino completamente diritto. Io lo so. Beh, si vede che tu... Ci tengo particolarmente le mie colleghe. Stefano, ormai pensavo che ti fossi... Fossi rassegnato, eh? E come potrei? Mi passi davanti tutti i giorni con quella tua camminata sexy. Senti, Stefano, io non credo che Patrizia sarebbe contenta se sapesse. Patrizia, dici, eh? Finita con Patrizia. Davvero? E da quando? Chi siete? Buongiorno signora, siamo i tecnici della luce. Abbiamo ricevuto una segnalazione dal suo contatore per un malfunzionamento. Viene segnalato un consumo superiore al 30% del normale. Ecco, lei è a rischio di bollette salatissime per niente. I contatori sono di sotto, vicino alla porta del garage. Ecco, sì, certo, lo sappiamo perché noi abbiamo ricevuto questa segnalazione da quel contatore. Ma pensiamo che ci sia un elettrodomestico in corto che disperda delle energie. Dovremmo dare un'occhiata, dovremmo entrare, signora. Venite, venite, prego. Scusate la confusione, sono sempre sola, non sono abituata a ricevere ospiti. No, non si preoccupi signora, ha una bellissima casa, non è vero Nico? Bellissima, vi preparo un caffè, volete? Mettetevi comodi, ci metto un minuto. Ecco sì signora, noi però dovremmo guardare le bollette, se non le dispiace. Sentirete com'è buono, ho una ricetta segreta. Signora, benissimo, tutto ok, non vediamo l'ora, solo che, ecco, Nicoletta, tu intanto vai a vedere se ciò che disperde l'energia elettrica. Subito. Sì, sì, li ho visti, sono sicura, erano quelli che ha detto la televisione, avevano anche le tute blu. Sì, 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 via della Piazzola, Maccione, Piera Maccione, ma ve l'ho detto già, Praticamente torno a casa e trovo tutte le valigie disposte sul pianerottolo in maniera simmetrica. Maniacale quella donna fino all'ultimo. È incredibile. A chi lo dici? E adesso? Adesso cosa? No, dico... Adesso... Marti, liberti. Rispondete. Marti e liberti, rispondete. Ricevete? Sì, forte e chiaro. C'è stata fatta una segnalazione lì dalle vostre parti, in via della Piazzola. Un uomo e una donna potrebbero essere i truffatori che cerchiamo. Andate a controllare. Ricevuto, andiamo subito. Beh, che fai? Parti, no? E adesso dici? Tieni i gioielli. Vecchia troia. Stefano, vuoi? Grazie. Sono al limone. So che ti piacciono al limone.
le caramelle. È vero. Potrà stare tranquilla ora, signora. Dopo questo controllo vedrà che pagherà bollette molto meno salate. Oh sì, anche gli altri lo dicevano. Sì, ma noi le promesse le manteniamo. Anche gli altri lo dicevano. Come dice? Anche gli altri lo dicevano. E Ugo? Ugo gli ha creduto. Vedrà, dicevano, si troverà bene. Ma io non gli ho creduto. Io lo sapevo che mentivano. Erano come voi. Bene, signora, devo andare. Devo andare nel furgone, signora. Stia dietro. Stia dietro. Non è qui. È la strada di sotto. Dai, andiamo. Stefano. No, niente. No, niente. L'avevo detto, Ugo. Non ti fidare, Ugo. Quelli sono dei delinquenti. Si ferma. Ma lui niente. Si fidava della gente, Ugo. Chi potrebbe imbrogliare un maresciallo in pensione, diceva. La prego, si fermi. Poi lo capì che lo avevano derubato. Era triste, mio Ugo. Così triste. Non importa, Ugo, sono solo soldi. Io me ne vado, va bene? Ma lui soffriva tanto. Adesso vado via. Si vergognava. E il giorno dopo si sparò. Si ferma, la prego. Con quella. Proprio con quella. Erano come te. Sì, son dalla Nilde, sono sicura, li ho visti entrare. Povera Nilde, poi con quello che è successo al marito. Ok, non si preoccupi. Andiamo, Flavia. Mi raccomando, è povera Nilde, non spaventatela, mi raccomando. Non si preoccupi, ci pensiamo noi. Ditelo alla Nilde che vi ho mandato io, che ve l'ho detto io, eh? Sì, signora, sì. Ferrari, è la polizia. Tutto bene? Signora? Signora Nilde? Chi è? Signora, siamo della polizia, ci scusi. Abbiamo avuto una segnalazione, volevamo capire sì, se... Sì, sì, la polizia. Prego, prego, accomodatevi. Accomodatevi, prego, aspettatevi, che vi preparo un caffè. Signora, ha capito? Siamo della polizia. Sì, sì, la polizia. Anche gli altri lo dicevano.